Good evening, everyone. We are now really proud to present the special jury performance. Today, as our jury members, we have Gianalberto Bendazzi, Girishka Zaravalli, and Takashi Shimizu. The first jury member tonight will be Gianalberto Bendazzi. And now I have the pleasure to call up on stage Davide Giurlando to present his program. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Adesso sono per introdurre il programma speciale della giuria. I membri della giuria sono Gianalberto Bendazzi, Girishka Zaravalli e Takashi Shimizu. Il primo a salire sul palco sarà Gianalberto Bendazzi. E ora facciamo salire Davide Giurlando che presenterà il programma. Grazie. Buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati. Io sono emozionato non solo perché sono sul palco, ma anche perché ho questo onore di incontrare per la prima volta dal vivo Gianalberto Bendazzi. Good evening everyone, welcome and welcome back. I'm really excited today, not only because I'm on the stage, but also because I have the honor to introduce Gianalberto Bendazzi tonight. Io sono un appassionato dello studio dell'animazione e Gianalberto Bendazzi è praticamente la più alta autorità del mondo nel campo del cinema dell'animazione. As you know, I'm really into animation and to meet one of the most authoritative personalities in the field today is a real honor for me. E all'inizio della sua carriera è stato un esperto anche di cinema live action, dimostra che la sua preparazione è assolutamente universale per quanto riguarda il cinema. The beginning of his career was focused on animation cinema and is a real expert in the field. E poi si è dedicato all'animazione principalmente e ha, diciamo che non posso fare giustizia in questo momento, in questa brevissima introduzione, alle innumerevoli cose che ha fatto. And now his knowledge is so vast that I can't even begin to tell about it. È stato tra le altre cose visiting professor alla Nanyang University. He's been visiting professor at the Nanyang University. È stato cofondatore dell'ASIFA Italia, che è la sede italiana della Società per le Ricerche sui studi dell'animazione. He's been a member of the Italian Institute of Research for Animation. E appunto innumerevoli altre cose che adesso non posso spiegare, ma spero che possa approfondire lui. And a number of other things that we can't even begin to talk this time. Prima però che salga sul palco per questa intervista, proietteremo due brevi filmati. Uno è un film, un cortometraggio animato, Stairs, del 70-71 di Stefan Scharlebeck. But before the interview, we're going to show two short films. The first one is called Stairs. E l'ha selezionato Gianalberto perché lo considera la sua biografia. And he selected it himself because he considers it a sort of autobiography. E il secondo filmato sarà un book trailer dell'ultima importantissima opera di Gianalberto, Animation of World History. And the last one will be a book trailer of his last work, Animation of World History. Che è la più completa e importante storia dell'animazione mai scritta. Most complete history of animation on the list of today. Buona visione, tra poco ci vediamo. Enjoy. Premiati e tradotti in numerose lingue sul cinema live action,
particolare c'è il blues e Woody Allen, e appunto vorrei da parte tua avere qualche impressione su questo, su questa fase appunto della tua carriera. As we said before, you started your career with live action films and we wanted to know more about that phase of your life. No, scusate. Di fatto ho cominciato contemporaneamente con l'animazione e con la live action. I primi pubblicati sono stati i libri sulla live action. Infatti ho fatto il primo libro al mondo su Woody Allen e il primo libro al mondo su Bill Brooks. The first book I published was about Woody Allen and the second one on Bill Brooks. In quel tempo io stavo studiando il concetto di comicità e in particolare della comicità cinematografica, perché se riesci a piegare il mezzo visivo e auditivo alle necessità di far ridere una persona, cosa sofisticatissima, vuol dire che hai delle particolari capacità di artista, e questo mi ha interessato. Era l'epoca in cui si scopriva di Buster Keaton, tanto per capirci. At the time I was really interested in comedy cinema because I thought that anybody can make somebody laugh through the sophisticated art of cinema of being a really great artist. That was the time of Buster Keaton. Della scoperta di Buster Keaton, un pionier di Buster Keaton, poi in quanto tale. Negli anni 60-70 si scoprì che Buster Keaton era un genio, perché si scoprì che il cinema del slapstick era molto molto più sofisticato intellettualmente di quanto si potesse credere. Erano quasi delle regole matematiche che permettevano ai cineasti di allora di far vedere. E Woody Allen e Mel Brooks in quell'epoca erano gli unici due che ripetevano quella ricetta che era stata grande negli anni 10, 20 e anche 30 del secolo scorso. Da considerare che il mio libro su Woody Allen, il mio primo libro su Woody Allen, si fermava proprio all'epoca slapstick, cioè con guerra, War and Peace, o no, c'era War. Another war. So the first time of my research was dedicated to the 60s and 70s slapstick movie by Buster Keaton. And then we went all the way through Love and War. E perché a un certo punto hai deciso di seguire soprattutto il campo dell'animazione? Cos'è? Ti ha fatto così amare questa forma d'arte? What got you so interested in the animation field? Non potevo fare le due cose assieme, perché dovevo anche lavorare. Lavorare per mangiare per me e per la mia famiglia. Because I had to work, of course. E quindi, di conseguenza, ho scelto l'animazione perché era quello che mi stava più nel cuore. E gli animatori, qui abbiamo Bill Plimpton è l'esempio classico della persona che io amo. Quindi, per fare capire che il mio trasporto per l'animazione, di solito sono far capire che c'è un trasporto e gli esseri umani che facevano l'animazione. Quindi è stata una scelta facile in un certo senso. It was actually a pretty easy choice because animation is the thing I can relate the most, and especially because of people like Bill Plimpton, whom I really love and admire. E posso chiederti perché consideri il film che abbiamo appena visto la tua biografia? And if I may ask, why do you consider the film we've just seen your autobiography? La mia biografia è fatta in maniera indipendente da me, io mi ci rifletto dentro, perché è la storia di una persona che ha cercato la sua strada, purtroppo sempre in salita e sempre da solo, fin quando ha capito che quella strada era quella scalinata, ha scalato quella scalinata, ha finito per diventare il gradino più alto di quella scalinata, sperando che altri sia abbastanza difensivo con lui continuare a scavare. When I saw this film, I immediately saw myself in it because it's a story of a man who goes through the ups and downs in life and then ends up becoming the highest step of a stair that never ends. And I hope some newcomer will do the same thing in the future.
tu hai fatto tutti questi studi sull'animazione, esaminando e analizzandola in tutte le sue fasi, in tutte le sue epoche. Prima di andare a parlare appunto di Michel Morbius, che tu hai fatto, dopo di iniziare, che tu hai scritto tra mille altre cose, anche il libro Cartoons, su, che era appunto su 100 anni di storia dell'animazione. You also studied the whole of animation and written a book called Cartoons about the animation itself. Sì, Cartoons era una storia mondiale del cinema d'animazione, della quale c'era bisogno di raccontare un piccolo dettaglio. Quando nel 1970 io, da giovane mi lamentavo con alcuni amici, fra cui il direttore del festival di DNC, il festival di DNC, che mancassero le storie generali dell'animazione nel mondo, lui mi rispose: l'unico fesso in grado di fare una parola del genere saresti tu. Io mi mise a ridere perché ero una detta, poi quando tornai a casa mi mise a scrivere la storia del cinema dell'animazione. Questa è una verità, non è una battuta, ma è una verità. So the real truth about cartoons is that it was born in the 70s under the idea that if there had ever been a person able to go through a cartoon history, that might have been me. So out of a joke came the actual work. Dopodiché Cartoons venne tradotto in varie lingue e dal 1994 a oggi è stata l'unica storia mondiale del cinema d'animazione disponibile in inglese. So then it was translated in a few languages and until 1994 it was the only history of cartoons available in English. E appunto, prima di arrivare a parlare ancora di Michel Morbius, ti vorrei chiedere come è stato differente l'approccio tra i due libri, tra Cartoons e appunto quello nuovo. So how do animation and world history and cartoon differ one from another? L'approccio non è stato diverso dal punto di vista ideologico, cioè la mia ricerca è quella di un cinema d'autore, di un cinema serio, sincero, non necessariamente intellettuale e difficile, ma serio e sincero, che merita di essere lodato e passato alle generazioni seguenti senza che sia cancellato dall'ignoranza e dalla mancanza di pubblicità che aveva ricevuto prima. Well, ideally speaking, there is not much difference. I was looking for author cinema that was sincere and true, not necessarily intellectual, but anything that needed to be retold to future generations. Poi invece è diverso il punto di vista storiografico. Mentre prima non mi curavo dello sviluppo dell'animazione mondiale in quanto tale, ma dei diversi autori, nel nuovo libro io ho voluto segnare chiaramente dei periodi, e vi posso giurare che la periodizzazione è una delle cose più difficili e più importanti per uno storico. If you're looking for a difference, the only serious one is the fact that the second book has a much clearer chronology, much clearer differentiation of periods through time. E appunto, direi appunto a questo punto di approfondire il discorso su Animation World History. Come si è visto nel trailer, sono 3 volumi, è un'opera in mano importantissima e affronta l'animazione da, insomma, da tutti i paesi, da tutti i punti di vista, scoprendo centinaia di animatori e di artisti. Let's talk in detail about Animation World History. As you've seen before, it's a huge work, 3 volumes from the beginning to the end, as we can say. Sì, ho diviso dei periodi che sono relativi alla storia, ai fatti e ai dati interni all'animazione. Cioè non ho parlato dell'animazione durante la prima guerra mondiale, dell'animazione durante il Dio o dell'animazione durante la guerra fredda, ma proprio mi sono basato su degli sviluppi interni che erano di mercato, che erano di linguaggio, che erano di livello artistico, che erano di struttura della cinematografia
presi in esame, tanto per chiarirci, uno storico normale penserebbe che dal 1928 al 1951 la differenza sia la seconda guerra mondiale. Per me invece, che ho visto la storia dell'animazione, tra il 1928 e il 1951 non c'è differenza, è un periodo unico, unito da un punto di vista stilistico e da un punto di vista ideologico e da un punto di vista arceologico. So the thing I want to underline here is that the chronology, the period of differentiation is not based on historical events as one could normally do, but on changes in style, language and messages in the animation. So for example, if we had to take a 1928 or a 1951 movie, there is no, ideologically speaking, there is no difference, while a common historian would say that the World War II stands between these events. E fra l'altro, lo dico adesso, siamo fortunati perché ed è una cosa che segnalo non solo a tutti gli appassionati di animazione, ma anche a tutti gli appassionati di cinema e storia del cinema, abbiamo la possibilità di avere la possibilità, se desiderate, di prendere uno dei volantini che noi abbiamo in entrata, di avere uno sconto sul libro del 20%. Quindi, alla fine di questo intervento, insomma, approfittatene. About this and information to the audience, at the entrance of the auditorium we are distributing leaflets through which you can get 20% discount on the book, if you're interested. In molti casi esiste ancora questo stereotipo dell'animazione come una cosa così stereotipata per bambini. In realtà nessuno ha fatto più di te per renderla per dimostrare che in realtà è una forma d'arte completa, una sua anima, una sua poetica estremamente variegata in tutti i forme. We still have the stereotype that animation is only for kids and children, but nobody other than you has invested into making animation a complete form of art. Io sono convinto che l'animazione sia un linguaggio. Con il linguaggio si può fare qualunque cosa, si possono fare delle barzellette, si può scrivere di una commedia. Quindi il linguaggio va studiato in sé. Naturalmente noi sappiamo che ci sono molti film pubblicitari, per esempio, d'animazione, che io non ho trattato, e quindi è un lascito che do ad altri di trattare. E quindi varie maniere di declinare questo genere di linguaggio vanno ancora studiate. Poi è chiaro che quando si pensa all'animazione, per me, io penso all'animazione come al film che avete visto, come la mia cosiddetta biografia, ma questa sera mi sono accorto di una cosa che non ho mai pensato in tanti anni che lo vedo, e cioè io sono sostenitore dell'importanza del suono, della musica nel film. Mi sono accorto per la prima volta che abbiamo un zeppo di tromba. Il soundtrack è un tempo di tromba, io adoro la tromba, secondo me è il più bello e il più potente degli strumenti musicali. Quindi ancora una volta dimostro come ci sia questa commistione della mia anima all'interno dell'espressione del linguaggio animatorio, anche se in maniera inconscia. I believe that animation is a language in itself, and with it you can tell anything from jokes to retelling the Divine Comedy. So basically all you need to do is study about it, and one theme I didn't concentrate on was commercials. You see a lot of commercials on TV, but you can do that with anything you have at hand. For example, today, watching again the movie you've seen before as my biography, I noticed that it was full of, the soundtrack was based on the trumpet, and I really enjoyed that because I love trumpet. Gianalberto, io da parte mia ti vorrei soltanto ringraziare a nome mio, ma anche di tutto il pubblico, di chiunque, insomma, per aver permesso che questa opera venisse realizzata. E io non vedo l'ora appunto di leggerla. Ti ringrazio ancora e chiedo a tutti di applaudire Gianalberto Bellazzi per il suo contributo fondamentale alla storia del cinema. Last day of the summer, thank you.
prima cosa che mi ha detto è stata grazie, perché gli avevo aperto una porta, che lui poi aveva seguito con risultati positivi. Ecco, io credo che il mio lavoro in questo campo, che è durato dal 1969 a oggi, sia stato sostanzialmente un grande atto d'amore, e che si senta da come scrivo, che io amo quello che scrivo, amo le cose di cui parlo, amo le persone che l'hanno fatto. E quindi credo che in un certo senso ci sia come un benvenuto a voi che leggete questo libro, come se vi dicessi benvenuti a casa mia, vi apro la mia porta e potete accomodare e vedere il mio aperitivo. I would like to thank you in turn. I believe that when you love what you're doing the way I do, you just open the door to somebody else who would like to enter this world and know more about it. So I thank you in turn for letting me be here.